E siamo alla seconda parte del nostro programma, al nostro focus, all'approfondimento, al fenomeno, come dicevamo nei titoli, sempre più frequente di malori improvvisi e talvolta anche di morti apparentemente inspiegabili, come nel caso per esempio di Giuseppe Perrino, il giovane 29enne calciatore, eccolo qui che vedete in questa foto, sfortunatissimo, ha giocato in squadre di varie divisioni, anche nel Parma, fulminato da un arresto cardiaco mentre giocava una partita di calcetto a Poggiomarino, che si disputava per ricordare il fratello morto, Rocco. E poi l'altro episodio, quello clamoroso di Christian Eriksen, il calciatore dell'Inter e della Danimarca, crollato durante la gara degli europei con la Finlandia. Lo vediamo tra poco, eccolo qui, immagini drammatiche, improvvisamente Eriksen si sente male, crolla al suolo senza un motivo apparente, quindi subito soccorso e subito ci si accorge della gravità del momento. Dottor De Martino, ad Eriksen poi è stato impiantato un defibrillatore, ma non c'è ancora una diagnosi precisa. Lei che ne pensa? Beh, allora, Eriksen è stato studiato dai colleghi, suoi connazionali, e sono state effettuate tutte le indagini volte a ricercare una causa che potesse giustificare quello che lui ha avuto, cioè un arresto cardiaco, una fibrillazione ventricolare, che è un'aritmia, grave che ferma il cuore e ovviamente se non viene defibrillata con un defibrillatore esterno, porta alla morte. La fibrillazione ventricolare è una condizione che può essere causata da tutta una serie di patologie. Beh, a Eriksen sono state ricercate queste patologie, non è stato trovato nulla, a quanto sembra, per quelle che sono le notizie che sono arrivate. E la conclusione è stata quella di una condizione che viene definita fibrillazione ventricolare idiopatica. È una malattia dove, le indagini sono negative, ma il cuore apparentemente è sano, ma in realtà ci sono delle cellule che all'improvviso impazziscono dando questo tipo di problema. Altre volte una fibrillazione ventricolare può invece essere causata da patologie, che possono essere diagnosticate in anticipo. E sono tante, alcune sono legate a patologie evidenti da un punto di vista anatomico, e quindi la cardiomiopatia ipertrofica, molto frequente, diciamo, aritmia frequente anche nei giovani, patologia frequente nei giovani, oppure cardiopatie legate all'infarto, ad altre malattie, alla miocardite, che è un'infiammazione del cuore causata soprattutto da virus. Ecco, dottor De Altre volte. Martino, ho letto che qualche medico ha parlato anche di una possibile ripresa agonistica di Eriksen. Secondo lei, chi è in corso in un insulto così grave, cardiaco del genere, può scendere di nuovo in campo? Allora, la normativa italiana è una fra le più severe, al mondo e quindi in Italia lui non potrebbe giocare per due ordini di motivi. Uno è perché, l'episodio è avvenuto durante sforzo fisico, lo sforzo fisico aumenta l'adrenalina che noi abbiamo in circolo e l'adrenalina è un grosso, facilitatore di aritmie. E quindi lo sforzo fisico è una controindicazione in un paziente che ha avuto un arresto cardiaco durante attività fisica. L'altro problema è quello del defibrillatore, perché Eriksen è stato impiantato e questi dispositivi, sono a rischio di insulto meccanico, una pallonata, Eh sì, un certo. contrasto che vada a finire sul defibrillatore lo può danneggiare o può danneggiarne i cateteri. E quindi, in Italia è impedita la prosecuzione dell'attività fisica in pazienti di questo tipo, a maggior ragione di quella agonistica. Ci sono altri paesi al mondo che invece sono più permissivi, ma noi in Italia abbiamo questo tipo di regole e devo dire che, negli anni questo ha consentito anche di avere una mortalità negli sportivi più bassa, tra le più basse, grazie proprio a queste regole più severe e a una grande attenzione parte dei cardiologi e dei medici dello sport. Ecco, dottor De Martino, quanto è accaduto a Perrino e al povero giovane, il 29enne napoletano, e ad Eriksen, con tutte le prudenze possibili, no, in questi casi,
Ci riportano tutti alla sindrome di Brugada, di cui noi abbiamo già parlato in altre occasioni. Ecco, vogliamo riepilogare che cos'è, quali sono i sintomi. Di Brugada si può parlare anche, pur sempre come diciamo, teoria, nel caso di Eriksen? Sì, come dicevamo prima, alcune patologie che possono portare all'arresto cardiaco da fibrillazione ventricolare sono organiche, sono legate a una patologia del miocardio, del muscolo cardiaco. Altre invece, come la sindrome di Brugada, sono patologie elettriche del cuore, Sì, cioè sì. da un punto di vista morfologico il cuore funziona perfettamente, ma alcuni suoi funzionamenti elettrici, soprattutto delle cellule che governano il passaggio dell'elettricità dei canali ionici, non funzionano bene, cioè c'è un malfunzionamento a livello elettrico. Sindrome di Brugada, cutilungo, displasia aritmogena, sono patologie di questo tipo che possono dare all'improvviso un cortocircuito nel cuore che senza preavviso dà fibrillazione ventricolare e arresto cardiaco. Ecco, Quindi noi, scusi se la interrompo, noi qualche tempo fa abbiamo parlato di un gene scoperto all'Università di Padova, un gene che, come dire, che presiederebbe, sarebbe responsabile appunto di un insulto del genere nella zonula occludens 1. Lei se la ricorda questa notizia? Lei ci crede ad un problema genetico? ne abbiamo anche parlato in passato. Sì. Esistono una serie di mutazioni genetiche che possono colpire diversi geni e che possono predisporre alla fibrillazione ventricolare. Nel caso della patologia di Brugada, noi conosciamo circa il 25% delle sue mutazioni. Nel cutilungo, invece, che è una patologia esplorata da più tempo, conosciamo il 99% delle mutazioni genetiche, e allora lì la genetica ci aiuta di più. Mi chiedeva del Brugada. Allora, ritornando sul Brugada, il Brugada è una delle patologie elettriche del cuore, è un'alterazione dei canali del sodio, dei canali che si trovano sulle cellule cardiache. Che cos'è? Una patologia difficile da diagnosticare perché è abbastanza subdola. La diagnosi passa attraverso l'elettrocardiogramma, quindi con un semplice elettrocardiogramma. Il problema qual è? È che non sempre si manifesta in tutta la sua lunghezza, ha una variazione temporale. Quindi ci sono pazienti che possono fare. Pazienti che possono, abbiamo perso un po' l'audio. Dottor De Martino, ci sente? Abbiamo perso un attimo il collegamento con il dottor De Martino, con il quale. Ah, ecco qui, ecco. Allora, dicevamo, la patologia di Brugada, la diagnosi passa attraverso l'elettrocardiogramma. Il problema è che nell'elettrocardiogramma non sempre è presente quella che è l'alterazione tipica del Brugada. Ci possono essere pazienti che in alcuni giorni presentano questa alterazione, in altri no. Quando c'è un sospetto, anche lieve, diventa importante effettuare un test che si chiama test alla plicainide, è che è un test che viene fatto in ambulatorio iniettando una sostanza innocua Sì. e che dura circa un'ora e che consente di essere più precisi nella diagnosi. È Sì. presente che l'alterazione di Brugada è un'alterazione frequente nella popolazione. Un paziente su 2500 può essere portatore di questa alterazione. Grazie a Dio, solo una piccola percentuale di questi pazienti è realmente a rischio di arresto cardiaco, la maggior parte Sì. invece non lo è. Sì. Diventa importante nei pazienti capire chi lo è di più e chi lo è di meno. Questo perché poi dopo la terapia del Brugada, che è quella sostanzialmente dell'impianto del defibrillatore, come poi è stato fatto a Eriksen, va riservata a quei soggetti che noi riteniamo abbiano un maggiore rischio di andare incontro all'arresto cardiaco. Ecco, mi ha preceduto in una domanda che io appunto volevo farle. Quindi oggi la diagnostica più avanzata con un attento monitoraggio è in grado quindi di rilevare, poi soprattutto negli atleti che si preparano ad una vita di grande intensità agonistica, è obbligatorio andare ad approfondire, quindi è possibile quindi rilevarla, insomma, ad un esame che non sia quello di routine che fanno gli atleti? Come si fa la diagnosi, insomma? Oggi Aldo, grazie anche al lavoro che persone come lei fanno sul territorio,
diventa sempre più chiaro e presente alla popolazione che bisogna lavorare sulla prevenzione. Sì. Gran parte della sua comunicazione insiste su quello ed è veramente un lavoro fantastico che lei sta facendo. La prevenzione grazie. È fatta tutti i giorni. Anche per noi oggi non bisogna aspettare che accada quello che è accaduto a Eriksen. Per noi è importante anticipare il problema. Sì, sì. Perché se Eriksen si è potuto salvare perché era lì in un ambiente dove era disponibile un personale in grado di intervenire col defibrillatore, molti altri pazienti purtroppo muoiono, come il caso di Perrino, su campi sportivi dove viene praticato sport dilettantistico o anche per strada o presso le proprie abitazioni, dove non è possibile raggiungerli in maniera rapida con un'unità di rianimazione. Sì, quindi noi telespettatori non l'abbiamo notato perché Eriksen era a terra, si ricorda, era coperto da tutti i suoi compagni di squadra che gli facevano da scudo per preservarne la privacy, ma Eriksen è stato defibrillato subito, perché noi abbiamo visto dei barellieri con dietro, avevano alle spalle il defibrillatore. Defibrillatore, assolutamente sì, da quelle che sono le notizie che sono arrivate, sì, lui è stato defibrillato trovate... subito, altrimenti non sarebbe sopravvissuto, insomma. Purtroppo la grande sfida della prevenzione dell'arresto cardiaco è la velocità, sì. È la velocità, sì, entro 5 minuti non è più possibile recuperare il paziente. Sì, sì. Il problema grosso è neanche far ripartire il cuore, il problema grosso è preservare il cervello, perché il cervello resiste pochissimo all'arresto. Sì. Non arriva sangue ed è il primo organo che definitivamente, è il primo organo a morire. Sì. E quindi è fondamentale intervenire entro i primi 5 minuti, meglio se entro il primo minuto, ed è importante insegnare a quanta più gente possibile il massaggio cardiaco, perché quello mantiene un minimo di perfusione che consente poi di arrivare a defibrillare il paziente in meglio, una fase in cui sono recuperato. E poi, dottor De Martino, ci sono, lei lo sa perché lei tutti i giorni affronta questi casi, ci sono poi problemi, come dire, psicologici, cioè di chi improvvisamente si vede piombare addosso un insulto del genere che non si aspettava, e quindi il problema è prendere conoscenza. E a questo proposito io ho pensato di riproporre una testimonianza di una persona operata da lei, di una donna operata da lei, che parla proprio di questo, della difficoltà di metabolizzare un problema del genere, ma di conviverci. Sentiamo un attimo la testimonianza di Martina, una delle sue operate. Salve, sono Martina ed ho 28 anni. Da poco ho scoperto per caso di avere la sindrome di Brugada attraverso un semplice elettrocardiogramma di controllo. Sono stata ricoverata ed ho effettuato lo studio elettrofisiologico attraverso il quale si è capito che il mio cuore potesse andare incontro ad una fibrillazione ventricolare e dunque all'arresto cardiaco. Mi è stato proposto l'impianto di un defibrillatore che ho successivamente seguito con il dottor De Martino e la sua equipe. Per me inizialmente è stata una situazione molto difficile da accettare in quanto ragazza giovane e soprattutto perché mi è caduta addosso come un vero e proprio fulmine a ciel sereno, in modo del tutto inaspettato. Anche per la mia famiglia non è stato semplice, infatti ho dovuto spiegare loro che potevano essere affetti dalla mia stessa malattia. Inizialmente ciò che a me destava una maggiore preoccupazione era l'impatto estetico che il defibrillatore poteva apportare al mio corpo, essendo molto giovane. Però sin dall'inizio il dottor De Martino mi ha rassicurata spiegandomi che collaboravano con dei chirurghi plastici e che il defibrillatore passava praticamente questo apparecchietto passava attraverso il seno, quindi
del tutto invisibile. Infatti, grazie a questa tecnica di chirurgia plastica, il mio defibrillatore non si vede, anzi, sono felice e contenta di aver ascoltato i consigli del dottor De Martino e della sua equip. E ad oggi posso dire che questo defibrillatore per me rappresenta il mio vero e proprio angelo custode. Quindi dico grazie. Ecco, dottor De Martino, dopo questa testimonianza davvero, come dire, vera, vivace, autentica, quali commenti possiamo fare? E poi l'ablazione, di cui abbiamo già parlato anche in altre occasioni, resta il rimedio oggi più efficace? Beh, i punti, diciamo, più critici sono quelli che ha toccato lei. La prevenzione, dicevamo prima, perché Martina, come tanti altri pazienti, sono persone che scoprono di essere portatori di questa patologia senza sintomi. Solo pochi di loro andando incontro all'arresto cardiaco e noi dobbiamo prevenire l'arresto prima che esso avvenga, perché molti di loro non sopravviverebbero se non hanno già impiantato un defibrillatore. L'altro punto è quello che ci ha raccontato Martina stesso, l'aspetto psicologico. Lei immagini i ragazzi per lo più giovani che scoprono quasi sempre per caso, facendo un elettrocardiogramma, di essere portatori di questa patologia, ai quali poi nel nostro ambulatorio dedicato al Brugada facciamo un approfondimento che passa attraverso un test alla fleganide e poi un eventuale studio elettrofisiologico. E ai quali ad alcuni di loro poi consigliamo di dover mettere un defibrillatore. Per loro il trauma è enorme e quindi diventa importante anche accompagnarli lungo un percorso psicologico di accettazione, di comprensione e poi accettazione della patologia. L'ablazione ha un ruolo invece assolutamente di nicchia e bisogna essere chiari perché in giro viene fatto un po' di confusione. L'ablazione non è la cura del Brugada, l'ablazione serve solo in quei pazienti in cui il defibrillatore interviene spesso e sono molto rari. La cura del Brugada è il defibrillatore. Non è possibile ad oggi pensare di curare il Brugada solo con l'ablazione. Lo facciamo in altri ambiti, l'ablazione è molto efficace su altre aritmie, ma nel Brugada noi non possiamo rischiare, dobbiamo proteggere i nostri pazienti al 100%. E questa protezione passa solo attraverso l'impianto del defibrillatore. Quando il defibrillatore interviene spesso perché le aritmie sono frequenti, e allora bisogna poi dopo fare l'ablazione, cosa che noi facciamo regolarmente. È capitato di recente di trattare un paziente che aveva stormo ritmico, una tempesta ritmica. Ogni volta che si addormentava aveva aritmie che facevano scattare il defibrillatore, aveva arresti cardiaci. E in quel paziente ho fatto un'ablazione che ha risolto il problema. No, l'ablazione non va considerata come qualcuno vuole far pensare come un'alternativa al defibrillatore, assolutamente. Sono due cose differenti, distinte. Va bene.